Eccoci, volevo sistemare con voi questo cestino, è completamente in plastica, da inserire poi all'interno della doccia per cambiarlo da questo che ormai comunque è rovinato e quindi volevo farlo insieme a voi. Iniziamo dalla detersione del viso. Io amo sotto la doccia lavarmi il viso con questa schiuma all'alga di Iveroché, quindi questa direi che la mettiamo qui. Poi per completare vado sempre con un gel detergente esfoliante. Mi sto trovando bene con questo di Clinians, oppure con questo Face Gommage della Skin Co. Non amo particolarmente la sua profumazione al tartufo, anche se io amo il tartufo, però questa è una profumazione un po' forte, però diciamo che fa bene il suo lavoro, quindi lo mettiamo qui. Stavo dimenticando questo, un gel detergente rivitalizzante che rimuove trucco e impurità, quindi primo step questo. Poi schiuma per pulire completamente, poi gel detergente sfogliante o questo, poi io alterno anche con altri prodotti, però sto cercando di smaltirne il più possibile per poi mettere in uso quelli da testare. Corpo, stiamo con questo che sto veramente amando, Balea, l'ho trovata al DM. È una doccia gel e ha una profumazione fantastica. Tra l'altro è una limited edition, purtroppo. Speriamo di trovarne ancora. E mi sta piacendo tanto anche questo doccia gel fondente della NYX. Poi è il momento dei capelli. Sto testando questa linea di Dove a idratazione quotidiana e devo dire che mi piace tantissimo, quindi mi uso quotidiano e la metto qui. Shampoo e balsamo. Questa linea mi sta veramente, veramente piacendo. Poi, come ultimo step, io faccio lo scrub per il corpo. Vado a farlo come ultimo step perché poi mi lascia veramente la pelle completamente pulita e con questo anche idratata. È il Coco Glam della Hello Body e mi piace veramente veramente tanto. Adesso vediamo se ci sta qui o se è troppo grande. Ecco i miei prodotti di uso quotidiano. Io poi, come vi ho detto, li alterno, quindi per testare nuovi prodotti vado comunque ad usarne di nuovi, nuovi brand, però diciamo che per il periodo questi sono i miei prodotti preferiti.